Terra amara, trame turche, rompe definitivamente con Yılmaz. Nelle prossime puntate di Terra amara, in onda su Canale 5, Züleyha scoprirà che Muigan aspetta il suo secondo bambino. Una notizia che la sconvolgerà e la manderà su tutte le furie. Ce l'avrà contro Yılmaz? Visto che le aveva giurato di essere innamorato solo di lei. Il giovane proverà a dire la sua versione, è impossibile che Muigan aspetti un figlio da lui. Visto che non hanno rapporti da mesi. Ad ogni modo lei non gli crederà e per tale motivo metterà la parola fine al loro amore. Züleyha avrà il cuore spezzato dopo aver appreso che Muigan è incinta. Vorrebbe parlare con Yılmaz, ma lui si troverà in viaggio per lavoro. La ragazza lascerà una messaggio a Çetin e lo pregherà di consegnarlo a Yılmaz appena rientrerà in città. Çetin aspetterà il suo amico e appena quest'ultimo arriverà in fabbrica gli comunicherà che Züleyha l'ha cercato. Sottolineando che la ragazza era abbastanza nervosa quando si è fatta sentire. Yılmaz raggiungerà Züleyha, ma sorprendentemente la ragazza non vorrà parlargli. Lui proverà a tenerle la mano, ma lei scoppierà dalla rabbia, congratulazioni. Ho saputo che avrai un altro figlio. Yılmaz sarà titubante, è impossibile che la moglie sia incinta. Dirà a Züleyha che con Muigan ormai non ha rapporti da mesi, quindi è impossibile che lei aspetti un bambino da lui. Züleyha non gli crederà, è impossibile che Muigan possa addirittura arrivare a inventarsi una cosa del genere. Con il cuore spezzato, lo pianterà in asso. La vita di Züleyha, dopo la scoperta della seconda gravidanza di Muigan, prenderà una piega inaspettata. Infatti deciderà di prendere il posto di un car nella villa. Vorrà portare avanti l'eredità della compianta suocera, così informerà della sua scelta a tutti i dipendenti della villa. Saniye non vuole che Sevda prenda il posto di un car e sarà molto felice delle intenzioni di Züleyha. Ora per la ragazza si apre un nuovo capitolo della sua vita. Dopo essere diventata la nuova padrona di casa di Villa Yaman, Züleyha si recherà nelle baracche per informare tutti che da quel momento in poi sarà lei a prendere in mano le redini delle mansioni di un car. A questo annuncio assisterà anche Yılmaz e non appena la giovane andrà via, la raggiungerà solo per dirle, ormai sei la signora Yaman. Lei non gli farà mancare una frecciatina, se tu puoi avere due figli, io posso essere la signora Yaman. Yılmaz continuerà a ribadirle che il figlio che la moglie porta in grembo non è suo. Ma Züleyha sembrerà non credergli, anzi metterà proprio la parola fine al loro amore.